Una vita tutta in salita è terribilmente solitaria quella di Enrichetta Caracciolo di Forino, ma un esempio di estremo coraggio, un'eroina che ha saputo rinunciare al ruolo assegnatole e scuotere con tenacia e caparbietà l'apatia dei suoi concittadini. Combattiva e sprezzante del pericolo, credeva ciecamente nelle possibilità femminili. Seppe lottare anche con la penna. Monaca per forza, garibaldina per passione, la scrittura fu per lei la chiave per spalancare le porte della prigione a cui fu precocemente destinata, inondando di luce un universo femminile fino ad allora trascurato, se non addirittura ignorato. Le sue memorie dal titolo Misteri del chiostro napoletano, pubblicate per la prima volta nel 1864, furono un successo, un vero e proprio bestseller internazionale che le costò però la scomunica. Di nobile famiglia partenopea, quinta delle sette figlie di Don Fabio, ufficiale dell'esercito borbonico, e di Teresa Cutelli, gentildonna palermitana, nacque a Napoli il 17 febbraio 1821. L'infanzia e l'adolescenza scorrono felici, finché l'improvvisa morte del padre sconvolge tutto. Sia per le ristrettezze economiche, sia per il carattere ribelle, sia per due matrimoni sfumati, ma molto più probabilmente perché la madre vuole risposarsi, viene fatta monacare, chiudere nel convento di San Gregorio Armeno a soli 20 anni. Per Enrichetta sarà un dramma, inizia così la sua dura lotta per la libertà. Perseguitata dalle gerarchie ecclesiastiche, in particolare dal giovane arcivescovo di Napoli, Sisto Riario Sforza, viene sottoposta a un duro regime dalla polizia, all'isolamento per un anno, che la porterà finanche a tentare il suicidio. Quando il 7 settembre del 1860 Garibaldi entra a Napoli, Enrichetta corre nel Duomo per stringergli la mano, in occasione del Te Deum di ringraziamento per la fuga del re Francesco II dalla città. Lì finalmente si toglie il velo nero dal capo e, gettandolo sull'altare, lo restituisce alla Chiesa che glielo aveva dato 20 anni prima. Io come l'Italia eravamo finalmente libere, dichiarerà poi, un gesto simbolico che segna lo spartiacque tra la vita passata e una nuova vita, in cui c'è posto finalmente anche per l'amore. Pochi mesi dopo, infatti, sposerà con rito evangelico il garibaldino Giovanni Greuter. Nonostante l'impegno politico e civile, Enrichetta non ebbe nessun riconoscimento dal governo italiano. Morirà, dimenticata da tutti, all'alba del nuovo secolo nel 1901.